buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno anche al suo autista. Buongiorno. Siamo a Terni al Circolo Lavoratori, siamo con il presidente Carlo Roscini. Presidente, una quinta prova del campionato cicloamatori valevole per il campionato regionale. Tanta gente come al solito. Nonostante il rinvio, nonostante siamo finiti a luglio, è una stagione dove la gente pensa soprattutto alla famiglia, alle vacanze, al fine settimana al mare, devo dire sempre comunque tanta gente alle nostre manifestazioni, tanta gente per un'attività cicloturistica che è stata sempre il fiore all'occhiello della nostra attività regionale, che vede coinvolte tantissime società, tantissimi partecipanti, tanto entusiasmo nel fare queste manifestazioni insieme, nell'andare in bici insieme, nello scoprire sempre aspetti nuovi della nostra regione e farlo soprattutto insieme, con tranquillità, senza l'agone agonistico, ma fatto soprattutto per divertirsi e per stare insieme. Devo dire che l'attività cicloturistica dà grandi soddisfazioni alle società della nostra regione, ma all'attività del comitato in genere, quindi un'attività che coinvolge tantissime tesserate, tantissime società e che sicuramente per il futuro sarà un serbatoio importante per la nostra attività. Presidente, quello che colpisce, come dice lei, l'amicizia, infatti questo sembra un bar dello sport in bicicletta, si parla di tutto e di tutti. Il gusto di stare insieme, il gusto di ritrovarsi, il gusto di fare una sana passeggiata in bici con degli amici, con quelli che magari non si vedono tanto spesso, ma che rivederli alle manifestazioni fa piacere incontrarli, mette allegria e dà entusiasmo. A che punto è la stagione? La stagione è un punto importante perché siamo oltre la metà e devo dire che nonostante le difficoltà, nonostante la crisi, una crisi che è durissima, una crisi che colpisce veramente le nostre società, mette in difficoltà anche i più volenterosi, i più appassionati, coloro che hanno un radicamento profondo nella nostra attività, perché non è un'attività, non è una crisi che coinvolge il ciclismo, ma è una crisi che coinvolge tutta la società e quindi di conseguenza anche il mondo sportivo che vive di volontariato, vive del sostegno degli appassionati, vive il sostegno delle attività produttive che in questo momento sono in grande sofferenza e sicuramente questa sofferenza si ripercuote anche nelle attività sportive in genere, nel ciclismo anche in maniera particolare. Il mondo dello sport vicino al mondo del lavoro, Alessandro, la vostra scelta della scorta tecnica con le pettorine del sindacato? Sì, è stata una nostra iniziativa che dopo tante manifestazioni, come sapete che c'è stata a Terni per la crisi delle acciaierie, facendo questa manifestazione e il circo lavoratori di Terni è molto vicino alle acciaierie, ho organizzato con la scorta tecnica di dare questa solidarietà ai dipendenti dell'acciaio speciale Terni, perché anch'io sono un dipendente come tutti quelli che frequentano il circo lavoratori Terni, e allora c'è stata questa iniziativa, è stata carina e speriamo che sia risolvibile. Sicuramente in un momento di grande difficoltà come quello attuale non può non esserci solidarietà tra il mondo sportivo e il mondo produttivo. Il mondo produttivo è quello che con il suo lavoro alimenta, oltre alle famiglie, alimenta anche la nostra attività, l'attività del mondo sportivo. E mi sembra giusta l'iniziativa del CLT di Terni, di Alessandro Ciarrocchi e di tutti gli amici che gestiscono questa società, di fornire ai motociclisti le pettorine con i segni della solidarietà, la solidarietà nei confronti di chi vede a rischio il proprio posto di lavoro, di chi vede a rischio il proprio futuro e il futuro delle proprie famiglie. Allora, una scorta tecnica di eccezioni, i metalmeccanici, il sindacato. Bisogna difendere questa industria perché sennò siamo a carte 48. È un momento difficile. È difficilissimo, ci vorrebbe che tutta la Conca Ternana, che non tutta, fa quello che deve fare, compreso i nostri politici. Comunque è un bel modo anche questo per sensibilizzare l'opinione pubblica, una gara di amatori, le voci del qui. Spero tanto di sì. Per la difesa del NAS, perché è una cosa che deve preoccupare sia Terni che l'Umbria che la nazione, ma qui vedo che non interessa niente a nessuno. La presenza a questa gara è anche e soprattutto per questo. Sì, per dare lustro a questa cosa, perché non se ne parla più. La situazione è drammatica. È drammaticissima. Drammaticissima.
dicevamo, un momento difficile, ma qua, cosa pensate voi operai dell'ASL? Io non sono operaio, però io sto in pensione. Però penso che se chiude l'asta, l'acciaieria, siamo finiti. Ma fino a Ultramumbria, se non la nazione. Bocca al lupo! Grazie. Io sto in pensione, ero un dipendente, ma adesso non c'è sta più. Come la vedi la situazione? È grigia per tutti. È brutta, sì, non c'è sta il lavoro. E vogliono vendere l'acciaieria. Che è l'unica fonte di salvezza. Sento. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, anche per quest'anno siamo qui a fare questo raduno. Siamo pochini, ma comunque va bene. Vabbè, la stagione pochini, insomma, qualche sì, centinaio. È loggio, va bene, comunque essendo anche luglio, andrà meglio il prossimo anno sicuramente. Comunque bella giornata. Bella giornata, sta proseguendo tutto quanto bene, speriamo che continui così. Ci vediamo alla fine. Grazie, ciao. Buongiorno! Bene, bene, in forma, adesso all'inizio in forma, dopo la salita di San Gemini, vediamo. È dura quella di San Gemini? Dicono, però meglio non pensarci, l'affrontiamo piano piano. Perfetto. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come è all'inizio? Normale, diciamo. Bisogna scaldarsi. Sì, la temperatura è ideale. Abbastanza, se continua così penso che sia una bella giornata. Grazie. Com'è? Sarà faticoso per il caldo che troveremo. Sì, le temperature non è ideale. Certamente no. Si stava meglio in spiaggia oggi. Una passeggiata. Grazie. Sono il più vecchio. Vieni vicino. Quanti anni hai? 80. 80? Sì. No, Maria, ma manco di nuovo. Sono del 33. Sì. Sì, purtroppo. Come purtroppo? Sto bene, ringrazio Dio per l'età che ho, sono tutto in regola. Vabbè, 80 anni, ma sembri un ragazzino. Ma ringrazio del complimento. Ciao! Dopo. Allora com'è? Abbastanza bene, via. Insomma, Deruta che si dice? Deruta ancora è in crisi. È in crisi? È in crisi perché la maiolica ancora c'ha tempo da studiare, da vedere e da interpretare. Quindi, momentaccio, sì. È un momentaccio. Invece la politica? Ah, la politica, è me che non ne parliamo. Siamo italiani, che quando tocca il cuore a qualche persona niente più si fa, perciò bisogna aspettare solo che venga il meglio, se no andiamo a finire come gli altri paesi, sud. Ma che poi io posso, è la mia espressione così, che come istituzione, come cosa non va bene, poi dopo personale è tutto un altro discorso. Ha una casa che ha 4 lettini, sequestrano, polizia, che è? Lui è uno statista, dentro a casa può fare quel che pare? Non mi sembra. Berlusconi? Vabbè, casa tua. Ci metto 4 lettini e poi perché la gente se ne accorge, denuncia, mi sequestrano, mi arrestano e mettono dentro. Che? Escort. Sì, gli escort, sì, cocco mio. E poi? Venga. Roberta. Bene. Va bene. Una bella giornata oggi, no?
abbastanza un po' fosa. Chi pedala? Dal 91. Lei fa parte di una delle squadre più antiche di Terni. Lo so. Però io ho cominciato tardi. Non è mai troppo tardi? No. Una passeggiata. Grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora? Tutto bene, bellissima giornata come al solito. Percorso 70 km. Parte in salita, non difficile. Asfalto della strada buono, ottimale. Ci divertiamo. Il campionato italiano, Presidente. Beh, ormai l'abbiamo vinto. Ormai penso di averlo vinto, via, abbiamo fatto sempre qui sul provinciale regionale sempre i primi e per l'italiano vedremo, ma sicuramente per il provinciale regionale non ci saranno problemi, per l'italiano staremo a vedere. Sì, partiamo giovedì 11 luglio per recarsi a Bormio per fare poi domenica 14 la Mapei Day. È una bellissima manifestazione organizzata dalla Mapei, dal dottor Squinzi. Noi siamo anche ospiti del dottor Squinzi in quanto siamo clienti Mapei. Mapei, tutto qui. Quanti siete? In 48? Siamo in 48, andiamo su. Bene. Andremo a fare anche altre salite oltre lo sveglio, ovviamente. E ci divertiamo. Via. Buona faticata. Grazie, ci vediamo. Allora Mario, bentornato. Grazie, dopo un po' di tempo mi rivedo pure io, sono contento di aver un po' insieme, ecco qua. Voi siete la squadra più antica di Terni? Siamo costituita nel 1955, abbiamo vinto 4 titoli di campione italiani negli anni 60, diciamo, quando che nella società il presidente era Latini, anche ex presidente della Ternana. E allora eravamo 120-130, si facevano due pullman e si andavano a fare questi raduni fuori. Mario, ma tu quanti anni hai? 78. 78? 78. Giovanissimo. Sembra. Buona passeggiata. Grazie. Ciao Boccina. Ciao Boccina, parla un pochettino. Ma vuoi salutare tua moglie? Sì, voglio salutare mia moglie Boccina. Ciao Boccina. Di dove è tua moglie? Di Bettona. Sì. Tutti sti saluti, tutto sta affetto per te. È l'amore grande, Terni poi è la città dell'amore, di San Valentino, quindi siamo in tema. Sì, bene. Sì, bene. Ciao, grazie, ciao. Ecco, adesso che ha salutato Boccina, io saluto Daniela, mia moglie, perché sennò noi facciamo la stessa. Dopo le mogli, sennò c'hanno un po' di cose, no? Come si dice? Sono gelosi, ecco. Poi siamo a Terni. Quindi un saluto da Terni, la città dell'amore, a tutti i nostri concittadini anche, ecco. Bella passeggiata, il sole c'è, siamo a posto. Arrivederci. Bene, perfetto. Oggi siete di servizio per questa gara? Sì, perfetto. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ma il rischio più grosso che corrono questi cicloamatori, dottore? Di essere soccorsi. No, non tanto, via. Va sempre forte. Se no Alessandro. Se no ce li dica. Fa una figuraccia. Dai, una parola bella, ma siamo quando in la strada. Siamo in salita, dai. Fa finta che non c'ho il fiatone, ma in realtà.
In realtà il piattone c'è anche di più. Allora buona salita. Ma grazie, ci vedremo in discesa se mai. Paolino, eccolo. Quanti anni hai oggi? 73 quasi. 73, perfetto. La salita non l'hai neanche sentita. C'ho 115 le pulsazioni. Ciao. Ciao, grazie. Quanti chilometri facciamo oggi? Circa una settantina. Una settantina, eh? Sali e scendi, bellissimo percorso. Senti, ma come li vedi questi atleti? Belli atletici, veloci, soprattutto in salita. In salita sono molto toni. Vanno molto su, molto bene vanno. Bene. Belle pedalate, agile. Beh, per te è facile, sei solo sulla scuola. Per me sì, forse è più facile oggi. Che succede? E dice che domenica hai vinto un'importante gara cronometro. No, non è che l'ho vinta io, eravamo solo noi altri. Allora no, tutto bene. Che vuol dire? I concorrenti, mancava una concorrenza. Ah sì, eri sì, solo a questa. Esatto, eravamo soli e non abbiamo avuto problema. Quella d'Assisi stiamo. Quella d'Assisi. Ma non è stata una grande gara quella? No, grossa organizzazione, però mancavano i ciclisti. Purtroppo mancavano i ciclisti. Ho capito, è come organizzare una partita di calcio senza le squadre. Esatto. Però l'organizzazione, bisogna dire la verità, servizi alla grande, da Giro d'Italia. Peccato, come ripeto, gli atleti in c'erano. Quindi tu hai dominato la tua categoria? Sì, abbiamo dominato. Oggi non tanto, oggi è un po' dura. Purtroppo io adesso gestisco un ristorante e vado a dormire sempre tardi. Si può pretendere. Allora veniamo a cena da Gaetano. Benissimo. Ciao Gaetano. Ciao. Allora, con me, come detto, tutto a posto. Va bene. Tutto bene. Regolare. Temperatura fino adesso. No, tutto a posto. Ho fatto quello strappetto, neanche l'ho sentito. La gamba è a posto. La gamba a posto, sì. Ma io ho corso per tanti anni prima, ho fatto le gare amatoriali, perciò per me è una passeggiata. Mi allenavo io, il motore era buono, ormai ce l'ho anni pure, capito? Allora, però è una bella passeggiata, organizzato bene, una gita fra amici e poi dopo ci ritiravamo dopo al rinfresco più tardi. Bene. Con panini alla porchetta, pasticcini, tutta questa roba qui, è una festa. Una passeggiata. Altrettanto è buon procedimento. Bellissima. Benissimo, bella giornata, bel giro, tutto ok. Alessandro è stato bravo allora. Bravissimo. Ha organizzato il giornale eccezionale. Eccezionale, bella giornata, tutto ok. Pedalare anche su questo mare di girasoli, non è male. Spettacolare, bellissimo. Dell'85. Sì. È il primo carbitubo da Colnago. È il primo carbitubo. Di tubo 85 c'è la bellezza lì. A mo' è la ventina più di 20 anni, 30, 20, 27. Dura, è caldo, caldissimo. Ma vai più forti dei ciclisti, no, più forti loro. Quanti chilometri hai fatto? 12. E arrivi? A Narniscalo. Bene. Ciao, buona passeggiata. Giorgio, tu giochi in casa, il Circolo Lavoratori di Terni, come ogni anno, ha organizzato una bellissima manifestazione. Sì, come hai detto te, giochiamo in casa, è stata una bella manifestazione organizzata da Circolo Lavoratori Terni. Poi è anche una bella cosa vedere quelle vetturine dalla parte del Circolo Lavoratori Terni, è stata, oltre allo sport, si è consolidare. Alessandro, è andato tutto bene, un centinaio di iscritti, un percorso bellissimo, per alcuni minuti sembrava di pedalare in un mare di girasoli, fantastico.
Sì, raduno cicloturistico è sempre, mi piace organizzare la bellezza di Terni. Fortunatamente è stata una bella giornata dove questi 100 ciclisti hanno potuto pedalare e speriamo che sia così anche il prossimo anno. È difficile organizzare una gara come questa in tempi di crisi? Ma oddio, non è difficile, ma sinceramente abbiamo il circo lavoratori Terni di cui ringrazio, che ci ha messo a disposizione sia per organizzare a livello sia economico e come struttura questa manifestazione. Il circo vuole questo, che qui al CLT ci siano molte manifestazioni, ma non solamente a livello ciclistico, abbiamo 12 sezioni e anche altre sezioni fanno altri tipi di manifestazioni. Ecco. Quindi prossimo anno rifarete il ciclo raduno? Sì, prossimo anno rifaremo il ciclo raduno nel mese di maggio, non a luglio perché come sapete è stato posticipato per il maltempo. E ecco, un augurio che vorrei fare, speriamo che società di Perugia partecipino anche loro a questa nostra manifestazione. Vedo poche società perugine ed è questo è un po' brutto, mi dispiace. Beh, sai, Perugia c'è un briagezzo questo periodo. Diciamo così, però questo non lo sapevo del briagezzo, comunque. Ma non è solamente il suo periodo, perché anche a maggio negli anni dietro non era vengono solamente poche società, gli amici dei dipendenti a Perugina, gli amici del Grifo. È bello che ci siano più gente. Torna dall'8 agosto fino all'11 di agosto l'edizione 2013 del Tour dell'Umbria, organizzazione AXI, Associazione Centri Sportivi Italiani, riservata a tutti i cicloamatori della Consulta degli Enti e tesseranti Federazione Ciclistica. Cronometro, circuito, linea, 4 giorni di gare per l'assegnazione delle maglie importanti e soprattutto per dare il valore a chi sarà il leader di questo Tour dell'Umbria 2013. 4 appuntamenti con le gare che le vedremo nel dettaglio, con tantissimi premi, con tantissime occasioni per divertirsi, con una sfida riservata alle squadre, ai singoli che saranno sicuramente impegnati sulle strade dell'Umbria per conoscere, per valorizzare questo territorio e soprattutto per trovare la vittoria. 8 agosto Montone, partenza alle 15.30 da Piazza del Comune e poi si andrà con quello che è la giornata successiva, il 9 di agosto ci trasferiremo tutti ad Umbertide per 2 semitappe, la mattina la cronometro di 6,7 km e il pomeriggio la semitappa di 67 km. La terza giornata invece andremo a Marciano con la sede logistica davanti alla Cicli Saccarelli per una gara in linea da 84 km. E anche qui ci sarà l'assegnazione delle maglie. L'ultima giornata è quella classica, la tradizionale di Pontefercino e Giardini Tebris, con il pranzo finale, con le premiazioni e con l'elezione dei vincitori e la consegna delle maglie definitive di questo Tour dell'Umbria 2013. Ultimo appuntamento, ve lo ricordo, l'11 di agosto siamo a Pontefercino nello splendido scenario dei Giardini Tebris. E in più ci sarà la novità quest'anno di andare oltre i viaggi. L'agenzia di viaggi di Pontefercino di Paolo Bastianelli, che mette in palio 3 buoni vacanza per tutta la famiglia per una settimana ad estrazione. Non andranno al solito vincitore o al più forte, ma andranno ad estrazione a 3 corridori per permettere a lui e alla sua famiglia di andarsene in vacanza tutti insieme. Ci sono le maglie da assegnare, maglie che sono importanti, a cominciare da quella della andare oltre i viaggi.
e poi quello che è il Colle di Saragnano, i vigneti in Montefalco, la maglia della provincia di Perugia, la maglia dei Giardini Tebris, la maglia di Agri Tiber 1, la maglia Conad, la maglia della Grifo, la maglia delle distillerie di Lorenzo, la maglia della Ecocar e la marca della Kashmir di Rocco Ragni. Maglie importanti che andranno su spalle importanti, si pensa, per una manifestazione che è già un grande richiamo.